Ricerca e innovazione, due parole chiave per far crescere la competitività del sistema produttivo Emiliano Romagnolo. Nell'ambito del POR FERS 2014-2020 e del Fondo Sviluppo e Coesione sono stati finanziati tre progetti, ACMEC, Libera e Farmat, che rispecchiano molto bene questo assioma, grazie anche alla stretta collaborazione tra imprese e sistema della ricerca dell'Emilia Romagna. E così il webinar Investimenti regionali in ricerca e innovazione, quali ricadute, organizzato da Romagna Tech in collaborazione col Cluster MEC. Dottor Bucci, ricerca e innovazione, i temi dell'incontro webinar di oggi, ricerca e innovazione sostenuti da investimenti regionali. Il futuro passa naturalmente ancora una volta per questi due termini. Direi matematico che questo assioma continui ad interessare l'attività delle nostre aziende. Ricerca e innovazione è la linfa con la quale le nostre aziende possono continuare a competere sui mercati e a essere appunto competitive rispetto ai dei maggiori competitor italiani ed esteri. Questo meccanismo può essere quello della ricerca. Innanzitutto ci deve essere di fondo un aspetto culturale che porti tutta l'impresa e non solo alcuni dei suoi reparti ad impegnarsi e quindi a esprimere progetti e idee nell'ambito dell'innovazione, della ricerca. In secondo luogo, una volta individuato un obiettivo, è indispensabile e utilissimo, come è stato fino adesso, che le istituzioni pubbliche, in questo caso la Regione Emilia-Romagna, contribuisca alla realizzazione di bandi che possono rendere disponibili dei capitali da investire nel finanziare progetti che siano progetti di valore, progetti che siano attuali. Credo che oggi le parole dell'assessore Colla sono state molto esplicative di ciò che la regione può fare, deve fare e ha già fatto per aiutare le imprese della nostra regione. Questo è un fatto. Come dire, ecco, per me, per chi opera soprattutto a contatto con l'estero, questi aspetti della ricerca è il pane quotidiano ed è ciò che, di cui noi imprenditori ci dobbiamo occupare per prima cosa la mattina quando arriviamo in azienda. Romagna Tech, secondo lei, rappresenta la squadra giusta per far partire ricerca e innovazione? È il contenitore, è la miccia, il capofila di questa forza? Dunque, Romagna Tech è un grande facilitatore di questo fenomeno, di questo processo di ricerca e innovazione. Quindi anche tramite Romagna Tech, anche le imprese meno strutturate o dimensionalmente più piccole riescono a acquisire informazioni, a partecipare a bandi per l'innovazione, a realizzare progetti su nuovi prodotti, nuovi processi. Romagna Tech può fare molto, come stiamo facendo per le imprese del nostro territorio. Io credo che ci sono altre strutture, altre istituzioni simili a Romagna Tech anche nell'ambito dell'Emilia, ma io credo che questi siano in realtà le soluzioni più a portata di mano delle imprese per appunto in generale le imprese forse più grandi ne hanno meno bisogno, le imprese più piccole sicuramente molto di più, ma per diffondere la cultura dell'innovazione per me Romagna Tech è un elemento fondamentale. Dottoressa Gherpelli, che cos'è Cluster MEC e che cosa fa? Cluster MEC è uno dei sette cluster voluti dalla regione, sono associazioni nate nel 2017. In particolare il Cluster MEC si occupa dei temi della meccatronica e della motoristica. Il Cluster MEC ha una caratteristica particolare, che è quella di essere composto da 8 value chain, 8 gruppi di lavoro, che sono praticamente il cuore del nostro cluster e anche dell'appartenenza dei soci al cluster stesso, nel senso che aziende, laboratori, centri per l'innovazione, chi desidera entrare nel cluster sceglie anche a quali di queste value chain
partecipare in maniera più presente e più attiva in base ai propri interessi. Quali sono le prospettive e anche le priorità di questo 2022, stando anche nel tema della giornata di oggi, ricerca e innovazione? Beh, diciamo che il 2022 per noi è un anno davvero molto, molto importante, molto interessante, come abbiamo visto proprio nel convegno di oggi. La tematica su cui il cluster sta lavorando è quella del bando della regione per lo sviluppo dei progetti strategici. Noi abbiamo lavorato proprio insieme alle nostre value chain, cioè ai soci che lavorano all'interno delle value chain, per presentare alla regione sette tematiche strategiche su cui dal 2023 la regione dovrà formulare bandi di investimento sulla ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Arter è un consorzio che è una società consortile in cui lavorano insieme la regione con gli enti pubblici di ricerca, quindi le università e gli enti di ricerca presenti sul nostro territorio, proprio per lavorare per far sì che questa ricerca e la conoscenza che ne deriva diventi innovazione per le nostre imprese e per il sistema nel suo complesso. È molto tempo, dagli inizi degli anni 2000, che questo patto fra le università e la regione esiste e ha dato luogo a un'organizzazione di ricerca industriale, di trasferimento tecnologico sul nostro sistema e capillarmente presente sul nostro territorio, fatto di laboratori di ricerca industriale, di centri per l'innovazione, di cluster in cui le imprese partecipano direttamente a fianco ai laboratori e di Tecnopoli, che sono la sede fisica proprio sui territori di queste opportunità e di queste conoscenze. Quindi è un ecosistema vero, reale, che già esiste sul nostro territorio, che adesso deve affrontare, anche prefigurandosi uno sviluppo e un'evoluzione, le nuove sfide che ci troviamo di fronte. E siamo in un momento di passaggio dalla programmazione dei fondi europei che è terminata nel 2020 e quella che sta partendo sul nuovo periodo. In più ci sono le opportunità che, come tutti ormai sappiamo, ci offre il famosissimo PNRR che investe molto anche sui temi dell'innovazione. Adesso questo sistema quindi si deve attivare tutto e Arter cerca di coordinarlo per cogliere queste nuove opportunità. Sono tre i progetti di questo webinar. Il primo, e ce ne parla il professor Claudio Rossi, è il progetto Liber. Il progetto Liber è un progetto dell'Università di Bologna, dei centri interdipartimentali di ricerca industriale, che ha lo scopo di mettere a disposizione della filiera produttiva regionale delle tecnologie per la costruzione di pacchi batteria. E quindi come costruire pacchi batteria nella nostra regione utilizzando proprietà intellettuale, tecnologia, know-how già esistente presso la nostra regione, nell'università e nel mondo produttivo. Quello che vogliamo fare, appunto, è mettere a disposizione delle soluzioni di pacchi batteria con i quali soddisfare il fabbisogno di chi costruisce e costruirà veicoli elettrici in regione, veicoli elettrici stradali, veicoli elettrici da lavoro, nel settore dell'agricoltura e anche nel settore nautico. Il progetto ACMEC ha l'ambizione di portare l'innovazione dentro la meccatronica, perché adesso abbiamo un trend molto ben sviluppato di innovazione Industria 4.0 che è forse nei livelli più alti e più di gestione e supervisione dell'automazione, mentre invece noi vogliamo andare dentro alla meccatronica, ai meccanismi, all'elettronica per l'automazione e in particolare usare l'additive manufacturing per non rifare i meccanismi standard che abbiamo già presenti nel mondo delle macchine automatiche e simili, ma fare qualcosa di innovativo che attualmente non c'è per ridurre materiale, l'uso di materiale e l'uso di energia. Contestualmente dobbiamo usare anche tutta l'evoluzione che c'è nel mondo cyber physical delle nuove piattaforme di edge computing per aumentare
di molto le capacità computazionali che servono per controllare questi meccanismi innovativi abilitati dall'additive manufacturing. E questo quindi è la nostra sfida, e nel nostro partenariato, oltre al laboratorio CIRI Meccanica Avanzata e Materiali dell'Università di Bologna, c'è Intermec dell'Università di Modena e Reggio e RomagnaTech, e abbiamo come partner industriali GD e Marchesini, che sono due importanti firme del mondo delle macchine automatiche e possono recepire i nostri prototipi in questa direzione innovativa. Il progetto Farmat ha sviluppato materiali compositi che superano i limiti degli attuali materiali commerciali, e quindi materiali più performanti relativamente alle alte temperature e al fuoco. E quindi ha coinvolto le imprese del sistema locale, in particolare Bucci Composites, Curti Costruzioni Meccaniche, Tampieri Energia, per sviluppare nuovi prodotti che consideriamo di interesse, in particolare per l'elettrificazione e per l'alleggerimento nel settore automotive. Quindi queste imprese sono state accompagnate in proposte europee, sempre a coordinamento degli stessi partner, e quindi insieme stiamo cercando di passare dai progetti regionali a dei progetti europei. Ricerca e innovazione, Assessore, le prospettive per i prossimi anni in considerazione di questo webinar importante che ha presentato tre progetti ben significativi che sono anche progetti fattibili, progetti già in corso. Sì, stiamo parlando di ricerca e innovazioni, aggiungo ricerca e innovazione applicata, questa è la nostra traiettoria, e questo binomio tra accademie, istituzioni, tecnopoli, ricercatori e sistema delle imprese, tra l'altro stiamo parlando di capi filiera che poi vanno a irradiare tutto il sistema della filiera, è la nostra idea, è il nostro posizionamento strategico. Noi col nuovo asset delle risorse europee andremo a finanziare una ricerca sempre più strutturale. Non si fa buona ricerca applicata se non si dà strutturalità alla ricerca. Non facciamo dell'operazione spot e poi facciamo scomparire il tutto. Quelle competenze le dobbiamo tenere, continuare a finanziare, quella ricerca deve entrare nel processo produttivo e deve entrare dentro le filiere. Sui tre grandi filoni: digitalizzazione, sostenibilità e il più grande investimento sulle competenze, sui saperi, sull'intelligenza delle mani. Questo è il posizionamento strategico del patto per il lavoro, patto per il clima, ma è anche l'idea vera che noi abbiamo per mantenere questa Emilia Romagna nel mondo, che ha una manifattura e delle competenze eccezionali. Ha detto sono per l'umanesimo, ma attenzione, sviluppiamo le risorse tecniche e scientifiche. Sì, vede, noi abbiamo preso tre riferimenti strategici: Agenda ONU 2030, Laudato Si e COP21. E però per dire Green New Deal non è sufficiente dire Green New Deal, abbiamo bisogno di avere conoscenze e competenze che siano adeguate a questo cambiamento tecnologico. Quindi dobbiamo recuperare un'idea nuova della cultura tecnica e della cultura scientifica, in quell'osmosi che viene citata tra umanesimo e tecnologia, vanno tenuti insieme, ma le due cose ne abbiamo bisogno di entrambi. Allora non può essere che la cultura tecnica è di serie B. Noi dobbiamo fare investimenti nelle lauree professionalizzanti, negli ITS, nell'apprendistato, nei nostri laboratori di qualità degli istituti tecnici, istituti professionali, e se facciamo crescere lì accorciamo il mismatch, e dobbiamo fare un orientamento, dire ai nostri ragazzi, alle famiglie, che se vai in quella direzione e entri in questo percorso perché hai le qualità per farlo, sei in grado di trovare un posto di lavoro dignitoso. Poi sceglierai tu, ma attenzione che se vai in un'altra direzione è molto più difficile trovare un posto di lavoro di qualità, e con la precarietà si fanno prodotti precari, con la precarietà si fa un paese che ha paura, mentre noi siamo l'Emilia Romagna della mediazione tra capitale e lavoro, che ha la capacità di allungare la mano anche alle figure più fragili.